rappresenterò il Lussemburgo. Io a New York sarò la Russian Federation. Io a New York rappresenterò la Costa d'Avorio. Io a New York rappresenterò la Danimarca. Allora, io a New York rappresenterò la Costa d'Avorio. Io a New York rappresenterò Tuvalu. Devo dire che ho imparato tantissime cose. Prima di questi 2 mesi a malapena sapevo 2 cose in croce sulle Nazioni Unite. Le regole base ce le abbiamo e poi aspetta anche un po' a noi singoli studiare, perché comunque se vogliamo fare bella figura, vogliamo essere forti sul nostro gioco, dobbiamo anche impegnarci e dare del nostro. Io scappo. No. Grandi speranze di sicuro. Paure sì. A parlare in inglese davanti a ragazzi di altre nazioni che non ho mai visto, a rappresentare, diciamo, una nazione che non è la mia, comunque è un'esperienza nuova e molto particolare. È un inglese che è abbastanza impegnativo, nel senso che comunque è una lingua formale. Un po' il timore che ho è quello comunque di parlare di fronte a così tante persone, però credo che comunque, diciamo, dopo il primo giorno uno ci faccia l'abitudine, quindi cioè, il problema si risolve. Ovvio che a vincere un premio fa sempre piacere, però io direi che per l'esperienza che uno sta andando a fare, per il fatto che ha preparato un corso e soprattutto ci è stato insegnato a vedere le cose in un modo diverso, eccetera, vincere, diciamo, anche lì fa parte del regolamento formale, non dell'esperienza, quindi sono contentissimo di andare. Poi il premio è una cosa più. Però. Se si parte con l'idea di voler vincere un premio, secondo me ci si fa prendere solo dall'ansia. Se invece si va lì per arrivare alla risoluzione, ovvero al documento finale, poi se hai fatto un buon lavoro, ovviamente secondo me sarà riconosciuto questo buon lavoro. Appena vedrò il palazzo di vetro, o meglio appena ci entrerò, secondo me mi metto a piangere. La diplomazia è una cosa molto che mi appassiona molto. Diplomatico secondo me vuol dire riuscire a non, in poche parole, non incazzarsi con una persona imprecisa. Diplomatico è colui che si incazza ma non lo fa vedere. New York, stiamo arrivando! New York, preparati perché i delegati dell'Italia saranno prontissimi. New York, ci siamo quasi! New York, we're coming! Signori e signori, la Costa d'Avorio sta per arrivare a New York e conquistare il mondo. Come Khrushchev, New York. Stiamo arrivando. Aiuto. Arrivo.